In via sperimentale sono state assegnate 4 bodycam, 2 al reparto viabilità e decoro per i controlli antidegrado e 2 al reparto dell'autorimessa per il nucleo specializzato nei trattamenti sanitari obbligatori. Innanzitutto l'idea nasce per dare più tutela ai nostri operatori, perché purtroppo sono successi casi che non riguardano solo la polizia locale, che magari qualche fermato accampa il fatto di essere stato picchiato, arrestato in maniera non proprio urbana, chiamiamola così, e quindi è giusto che i nostri operatori abbiano una prova per dimostrare che invece è stato fatto come sempre tutto in maniera corretta. In questo modo si dà una serenità maggiore agli operatori, che è giusto che abbiano. Secondo, è un elemento di prova in più che aiuta nelle indagini e favorisce ovviamente un controllo ancora più mirato e maggiore per le situazioni di criticità che abbiamo sul territorio. Come funziona la body cam e cosa succede durante un controllo? Allora, l'operatore, se inizia un controllo considerato a rischio, attiverà già la registrazione e svolgerà il controllo tenendolo registrato. La registrazione è in audio e video, ha un angolo di ripresa uguale a quello dell'occhio umano, cioè un buffer che sovrascrive ogni 30 secondi, non conserva immagine. Nel momento che la collega decide di iniziare un intervento, fallo pure, pigia sul tastone centrale e la registrazione si attiva. A questo punto, per interrompere la registrazione, ripigerà una volta sul tasto e la registrazione, il video si interrompe. C'è anche la trasmissione in streaming? Allora, sono collegate in questo momento agli smartphone dei colleghi con un'app. I dati vanno in un server centrale nel momento che vengono scaricati su DocStation e le immagini che sono in questa apparecchiatura non sono modificabili in alcun modo da nessun operatore.